A Feltre la tecnologia stana i furbetti dei rifiuti grazie all'implementazione di fototrappole e telecamere di sorveglianza. Il nucleo ambiente della polizia locale, che dall'anno scorso annovera due agenti dedicati, ha aumentato la capacità di controllo sul territorio, in particolare per quel che riguarda il corretto conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche. E i dati parlano chiaro: nel 2021 sono state 172 le sanzioni elevate per abbandono improprio di materiale al di fuori delle apposite campane, per un importo complessivo di oltre 40.000 euro, circa la metà dei quali già riscossi dall'amministrazione. Siamo riusciti anche a trovare varie persone che hanno conferito irregolarmente anche numerose volte. L'attività si è principalmente fatta sulle isole ecologiche, ecco, quelle un po' più soggette a conferimenti irregolari. Continua anche il controllo tradizionale con l'aiuto della Bellunum, che ringrazio, di controllo, apertura dei sacchi e verifica dei indirizzi, eventuali indizi. Avendo la disponibilità di tutte queste casistiche, oggi possiamo anche prenderci il lusso di scorporare la sanzione amministrativa, che va in qualche maniera a punire l'atto dell'abbandono, dal costo vivo di smaltimento del materiale abbandonato, che ovviamente è proporzionale alla quantità di materiale. Quindi, come dire, non punire lo stesso cittadino che lascia un sacchettino di carta da quello che, come abbiamo visto nell'immagine prima, abbandona un intero lavandino. E in vista anche un ulteriore potenziamento dell'apparato di controllo. Grazie alla collaborazione con la polizia locale e al gettito delle sanzioni, ma soprattutto grazie al personale di Bellunum, noi riusciremo a mettere in pista ulteriori apparati per il controllo degli abbandoni, che saranno diversificati sfruttando la tipologia, quindi saranno dalle classiche fototrappole a rotazione, a impianti fissi o a impianti fissi con cuore mobile. Quindi contiamo di reintegrare l'intero gettito per migliorare ulteriormente il controllo di questi abbandoni, che tanto rovina il lavoro di tutti gli altri cittadini bravi.